Buonasera e bentornati con la consueta striscia informativa delle notizie più importanti della giornata nello spazio di ATVReport.it. Iniziamo subito da Città di Castello, perché è stata la disperazione a dettare il gesto di un giovane ragazzo che oggi, intorno alle 14:30, si è gettato dalle mura urbiche. Il giovane è caduto in via Nazarosauro, fortunatamente è ancora vivo, anche se ha delle importanti fratture alle gambe. Continuiamo spostandoci questa volta a Sansepolcro, perché questa mattina c'è stato il summit fra i sindaci dei comuni della Vallata insieme al prefetto di Arezzo e i rappresentanti delle forze dell'ordine. Il tema all'ordine del giorno era l'accoglienza dei profughi nella parte toscana della Vallata. E concludiamo restando ancora a Sansepolcro, perché prenderà il via Teatro Musica Estate il 2 agosto, il primo appuntamento con un cartellone che verrà spalmato per tutto il mese d'agosto fino a settembre, per dare un'opportunità a coloro che resteranno in questo mese in città di assistere a qualcosa di veramente carino durante le ore serali. Vi ricordiamo che tutte le news in tempo reale le potrete trovare all'interno del nostro sito www.atvreport.it.